Ciao ragazzi, come state oggi? Sapete quanto sono emozionata e da quanto tempo aspettavo queste figures? E finalmente le ho qui davanti e sono tutte e sei le versioni base delle nuovissime Equestria Girls Minis. Non ho potuto aspettare e le ho comprate direttamente da Amazon.com, ma ho visto che sono già nel catalogo di Hasbro Italia, quindi dovrebbero arrivare. Anche qui. Iniziamo con Rarity, che è la mia preferita. E dopo apriremo Rainbow Dash. Ma dovremmo aprirle tutte in un'unica recensione, perché come potete vedere arrivano da sole, cioè sono singole, non hanno accessori o altro. Esatto, questa è la versione proprio base, con i vestiti classici che portano tutti i giorni nel film. Poi stanno uscendo diversi playset con loro vestiti in maniera differente e sono state anche annunciate Principal Celestia e Adagio Dazzle. Per ora non c'è ancora Sunset Shimmer, ma penso che arriverà. Quindi guardiamo più da vicino le scatole. Poi in alto c'è il logo My Little Pony Equestria Girls Minis. Per il resto la scatola, come vi ho già detto, è super semplice. C'è solamente il personaggio perché non arriva con nient'altro. Poi c'è scritto che è posable, cioè che la possiamo mettere in diverse posizioni. Il suo nome, Rarity, è che è di Hasbro. Qui di lato ci sono alcune immagini di Rarity nei film. Tra cui questa che non penso renderebbe molto felice Rarity. Sono consigliati dai 5 anni in su. E qui di lato c'è, diciamo, stampato nella plastica il logo Equestria Girls. Mentre questo è il retro. Qui c'è un prototipo di Rarity dentro la boutique che si vede nel primo film. Per il resto non c'è altro di interessante sul retro. A parte che qui in minuscolo c'è scritto che non sta in piedi da sola. Grazie a Dio, secoli fa volevo ordinare i miei soliti stand per bambole. Hanno sbagliato e mi hanno mandato questi stand minuscoli. E con queste Equestria Girls Minis potrebbero quindi tornarmi utili. Incredibile, quindi per una volta una botta di fortuna e non di sfiga. Vedete? Non succede praticamente mai, cioè questa è la prima volta, però meglio che niente. Tiriamo fuori i Rarity dalla scatola, sembra molto facile. Ha un odore di plastica che non sentivo da davvero tanto tempo in un giocattolo. In primo luogo, notare che le mie unghie sono in tinta con Rarity, non vorrei dire un attimo fashion. È fatta davvero bene. Il suo viso è davvero simile a quello del film. Sono un pochino super deformed, cioè che hanno la testa enorme e hanno il corpo piccolissimo, però la testa è veramente fedele. Hanno lasciato il cutie mark sul suo viso, qui in basso, cosa che non hanno nel film, ma qui gliel'hanno lasciata. E mi piace questa sua espressione abbastanza accigliata. Qui ha anche il suo fermaglino sui capelli. Nell'altro playset che abbiamo visto, comunque, sulla mia pagina Facebook, ha un'espressione differente. Ha la sua camicetta con tanto di collana. Come potete vedere, è snodata in ogni parte delle braccia, tranne che al polso, ma per il resto la potete davvero mettere in tutte le posizioni che volete. E anche una mano chiusa nel caso in cui in futuro abbiate con dei playset qualcosa. Non potete rimuoverle i vestiti, però la gonna è super squishy, quindi potete farle sedere. That's good. I suoi stivali sono uguali a come erano nel film, sono dipinti benissimo. È bendable al ginocchio e alle anche. E guardate come sono scolpiti bene i suoi capelli. Sono fantastici. E ovviamente la testa è la parte che pesa di più. Per questo non potranno mai stare in piedi da sole. Come potete vedere, ha una delle sue orecchie da pony. Non ha dall'altra parte perché è coperta dai capelli. Ma la cosa che mi preoccupa è che da un bel po' Hasbro non mette più la coda alle Equestria Girls. Cioè, questa è comunque la sua versione ponificata, diciamo. Però non ha la coda da pony, ha soltanto le orecchie. Mentre prima anche le Equestria Girls avevano la coda, ora non hanno più. Passiamo a Rainbow Dash. Rainbow Dash è adorabile e la scatola è identica a quella di Rarity. Sembra che le abbiano prese tutte dal primo film di Equestria Girls. E possiamo vedere Rainbow Dash in tutta la sua figosità anche quando era piccola. Non capisco perché mettere questa immagine, ma ok. E sul retro c'è sempre lei sul suo campo da calcio, esattamente come nel primo film. Ok, questa è Rainbow Dash fuori dalla sua scatola ed è bellissima. Anche lei ovviamente è articolata ovunque e una delle sue mani è a pugno, mentre l'altra è sempre fatta per prendere qualcosa dai playset e come potete vedere arriva anche con due polsini che sono addirittura removibili. Wow! Al suo vestito classico del film, ma è bellissimo che ha dei pantaloni e non una gonna, perché insomma Rainbow Dash sta molto meglio con dei pantaloni. Ha le sue scarpe uguali al film e sul retro c'è anche un fulmine.
Guardate come sono fatte bene e dipinte bene. Il suo viso è super sorridente e anche la sua cutie mark sotto l'occhio. E mi piace anche per questo. Ha tutti i suoi colori sulla frangia, ma sul retro non glieli hanno fatti. E quindi questo mi dispiace molto. Ma mi piace quanto sono in movimento e come comunque sono stati scolpiti bene, nonostante non ci siano tutti i colori. Nel suo caso si vedono bene le sue due orecchie da pony. Ed eccola qui sul suo stand, che sto Elisa di metterla in una posizione abbastanza sportiva. È un peccato anche che non abbia le ali, anche se ha le orecchie da pony. Strano, però per me è sicuramente la Rainbow Dash più bella uscita di tutta la serie Equestria Girls. Non scherzo! Ora apriamo Fluttershy. Sì, tutte le foto che vedete qui sono del primo film. Sul retro penso che la possiamo vedere nella classe di biologia, dove ci sono anche i suoi animaletti, tra cui Angel Bunny. In ogni modo tiriamola fuori dalla scatola, anche questo sfondo è davvero carino. Ho notato solamente adesso che sia lei sia Rarity era coperto dai loro capelli, ma come potete vedere potete togliergli le gonne e scambiarle tra di loro e poi loro rimarranno così, sempre tipo in costume o in canotta, e la gonna super squisciosa può essere scambiata da un'Equestria Girls all'altra, ma è l'unica cosa che potete scambiare in queste Equestria Girls minis. Il suo viso è qualcosa di adorabile, il suo fermaglietto, i capelli sono stampati davvero davvero bene. La gonna ha anche davvero tanti particolari, ma anche la sua canotta in realtà. E anche le sue scarpe sono identiche, sono molto carine. Ovviamente anche lei è super poseable e ha sempre una mano per tenere gli oggetti. E questa è diversa rispetto a quella di tutte le altre che abbiamo visto finora, quindi penso che ogni Equestria Girls abbia una sua mano particolare. E questo è veramente un nice touch. Ecco Fluttershy sul suo mini stand, è un pochino complicato metterle. Mettiamola qui. Ora tiriamo fuori Applejack. Sì, decisamente sono sempre tutte immagini del primo film, scelte anche un pochino a caso, vi dirò. E sul retro la possiamo vedere fuori dal suo fienile. È adorabile. Chi di voi mi segue da un po' di tempo saprà che Applejack è sicuramente uno dei miei pony preferiti di sempre e sono contentissima che questa volta arrivi anche finalmente col suo cappello, che tra l'altro guardate com'è scolpito bene, ma cosa ancora più fantastica, le può essere rimosso. E quindi scusa Apple, non hanno colorato qui la mela, ma who cares, è scolpito davvero bene e le si mette e si toglie con una semplicità veramente assurda. Sono felicissima di queste Equestria Girls minis. Il suo viso è davvero tenero, penso che esprima davvero la personalità di AJ. Ha le sue orecchie anche lei e ha qui la sua coda, è scolpita molto bene. Per il resto al suo vestito classico, anche lei ha una mano per tenere le cose, e questa che è diversa rispetto a tutte le altre. Poi guardate come sono stati anche dipinti e scolpiti bene sia la sua gonna, guardate, ha le frange anche divise, insomma le ha fatto anche le tasche, insomma sono impressionata da Hasbro, ma anche per l'appunto le sue scarpe. Wow, noto solamente ora che la sua coda ha uno snodo, quindi potete anche muoverla. Wow, purtroppo non riesco a far stare AJ o Applejack come volete sul suo stand, quindi l'ho messa seduta, tra virgolette, in realtà più sdraiata. Ma ok, facciamo finta di niente e andiamo avanti. Poi abbiamo Pinkie Pie e devo ammettere di adorare Pinkie Pie in questa versione. Ecco qua le immagini del film. Sul retro possiamo vederla intenta a preparare il party della scuola, sempre dal primo film. Ecco qui Pinkie e devo ammettere di essere super felice di questo personaggio, sia per lo sculpt generale. Guardate, sembra che la sua gonna stia girando, perché sappiamo che Pinkie è abbastanza iperattiva. Ha la bocca aperta e fa un occhiolino, ma guardate come sono scolpiti bene i suoi capelli. Sono un capolavoro! Guardate il retro poi. Wow! Infatti le fanno pesare la testa una tonnellata. Anche in questo caso potete rimuoverle la gonna, ha sempre il cutie mark sul viso, e le sue scarpine sono adorabili. Ha questa mano uguale a quella di un altro, che è Applejack. Lei e Applejack hanno lo stesso braccio finale, insomma. Un'altra cosa buona è che sono snodabili, ma non sono snodi molto molli, quindi deve essere davvero difficile rompere queste bamboline. E ho deciso di metterle in questa posizione un pochino party, yay! Molto pinky. L'ultima è Twilight Sparkle. Sono abbastanza sicura che si basi sulla prima Twilight Sparkle del primo film. Queste sono infatti immagini del primo film e non ha gli occhiali. Penso che in futuro ne rilasceranno un'altra anche con gli occhiali.
E lei è semplicemente all'entrata della Canterlot High con Spike. Anche lei è davvero davvero super carina. Trovo il suo viso abbastanza originale a quello del film e spero davvero che esca anche una sua versione con gli occhiali. Anche i suoi capelli sono veramente fantastici, ma i capelli di tutte queste Equestrian Girls Minis lo sono. In questo caso invece la sua mano sembra star salutando ed è una cosa molto carina. Anche lei qui al suo cutie mark. Alla sua gonna, guardate, è veramente dettagliata, e anche la sua camicetta è adorabile. E ha le sue scarpine con questi scaldamuscoli. E questo è il retro, anche lei ovviamente non ha le ali, è adorabile e ovviamente è super posable, quindi cercherò una posizione appropriata per lei sullo stand. Ed eccole qui tutte assieme, a parte Applejack che si sta rilassando, anzi mettiamola qui davanti a tutti come se fosse una foto di gruppo. Devo ammettere che secondo me questo è assolutamente il più bel merchandising a tema Equestria Girls che sia uscito finora in assoluto. Sono bellissime, sono super fedeli, sono belle sia per giocarci, per esporle, sono piccoline e resistenti, quindi potete portarle sempre con voi. Ovviamente non potete cambiargli i vestiti, forse questo è un po' limitante per il gioco. Spero davvero che escano anche i nuovi personaggi, tra cui la nuova Twilight, magari anche altri pony di sfondo, Derpy, insomma un po' di personaggi. E penso che Hasbro abbia fatto davvero un buonissimo lavoro con queste Equestria Girls Minis. Spero davvero quindi che abbiano successo, così che Hasbro possa farne altre. Dovrebbero costare circa 10 euro l'una qui in Italia e voglio sapere qual è la vostra preferita, se le acquisterete, ma se siete fan delle Equestria Girls sono assolutamente sicura di sì. E se anche per voi questo è il più bel gioco, comunque merchandising a tema Equestria Girls, ad essere uscito finora. Ricordo che sono anche su Instagram e Facebook. Ci vediamo domani con una nuova recensione, ovviamente. Fateci sapere assolutamente cosa ne pensate e ciao! Ciao! Ovviamente Rainbow Dash è la più figa.